Iniziamo la prima intervista di questo pomeriggio, la facciamo con il presidente dello Sporting Catanzaro Tarantino. Presidente, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a voi, ben ritrovati. E dunque, presidente, dopo lo stop nel derby, nell'ultimo turno, un pareggio contro un avversario di questa portata è quello che ci voleva? Sì, sì, assolutamente. Smuovere la classifica per noi era importante. Farlo in trasferta contro una squadra così forte ha un valore diverso, anche se sinceramente probabilmente la squadra, per come ha dimostrato in campo, meritava qualcosina in più, così come lo meritava anche sabato scorso. Però siamo contenti. Alla fine il loro portiere si è rivelato il migliore in campo. Tra l'altro, Presidente, l'altro dato che emerge quest'oggi, oltre a questo pareggio contro un avversario quotato, era dalla prima giornata che la sua squadra non riusciva a mantenere la porta inviolata, perché dal secondo turno al decimo c'è sempre stato almeno un gol subito. Anzi no, contro il Roccella, quindi escluso il Roccella, diciamo, è la seconda volta che accade. Anche questo, diciamo, è un dato confortante. Sì, assolutamente. Oggi abbiamo giocato in porta con Matteo Coscarella, che è il nostro portiere della Juniors Under, classe 2006, che ha fatto anche lui la sua partita di ordinaria amministrazione. E sono contento, abbiamo giocato anche oggi con 5 Under, quindi abbiamo mezza Juniors in campo. Sono contento perché il ragazzo sta lavorando tanto, la squadra sta lavorando tanto, i giocatori si impegnano tanto. Probabilmente per quanto impegno ci mettono ogni settimana stanno raccogliendo poco, però sono convinto che col passare del tempo, oggi abbiamo visto per 10 minuti di nuovo Mercurio, speriamo settimana prossima di riprendere anche Ottonello, quindi alla fine diciamo che i colpi di mercato per il mese di dicembre ce l'abbiamo praticamente in casa. Quindi insomma siete a posto così, come si suol dire. L'ultima battuta, no, prossimo, a posto così no, però andiamo avanti. Andate avanti. Recuperiamo due persone importanti. Prossimo avversario sarà la San Michel, e così si affronta con una consapevolezza diversa dopo una partita come quella che avete fatto oggi. No, ma noi la consapevolezza di essere una buona squadra ce l'abbiamo sempre avuta. San Michel per me è una delle squadre molto molto forti, hanno delle individualità importanti, speriamo di approcciare la partita nel modo giusto e di poter finalmente fare qualche punto in casa, visto che in questo campionato non abbiamo mai vinto. Bene, presidente, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo il presidente Tarantino.